Ciao a tutti ragazzi, io sono Eros Rasatura Tradizionale. Oggi farò una bella pelata. Il mio set di oggi sarà questo. Come pre-barba, il barbacco della Raso Zero. Sapone è un campioncino DR Harris Arlington, England. Ovviamente l'ho già prelevato e già messo in ciotola. È già premontato. Poi, come rasoio, utilizziamo il Leff armato di Seven O'Clock. Se riesco a farlo leggere dalla Gillette. Che sono queste, e tra l'altro ci sono anche due gratis, quindi meglio. Poi, come aftershave, utilizziamo il denim black, anche che non è nero, ma sembra più un bluetto, un bluettino. Poi abbiamo la nostra carissima, amatissima mascotte che mi fa sempre compagnia nei miei video e nelle mie foto di Facebook. E infatti, come potete vedere dietro, c'è il mio gruppo Facebook, La Rasatura Tradizionale, Che Passione Milanese e Calabrese. Poi in questo spazio andrò ad aggiungere il resto, perché quello era un logo leggermente vecchio, senza l'altro pezzo Milanese e Calabrese. Quindi, visto che qua abbiamo lo spazio, andrò a fare uno stile particolare e così ci sarà tutto il logo completo. Adesso io mi sciacquo e arrivo. Eccomi qui, ragazzi. Adesso andiamo a prendere giusto un goccino di pre-barba. Che, essendo che fa caldo, è diventato abbastanza colloso. Quindi facciamo così, facciamo una roba un po' velocina. Andiamo a mettere un po' di pre-barbino, veloce veloce. Proveremo per la prima volta queste lamette 7 o'clock, perché questo tipo di lama però. Che le 7 o'clock io le avevo già provate in passato per la barba e mi ero trovato bene. Adesso andremo a testarle anche sulla bella pelata. Ovviamente i capelli non si vedono molto perché non sono molto lunghi. Andiamo a montare. Il sapone era a scaglie. Adesso, essendo che ho voluto, come si dice, stringere un attimino i tempi, però comunque il montaggio, come potete vedere, il montaggio c'è, monta molto bene ed è bella bella cremosa. Poi profumazione di agrumi e anche un pizzico di erbaceo. E adesso niente, andiamo con il montagione, tac, bello fresco. Andiamo a farci un bel montagione, bello freschino, freschino. Poi setole in tasso sono ottime, sono fenomenali. Andiamo ad aggiungere un po' di acqua, così lo rendiamo un pochettino più bello, morbidino e più scorrevole soprattutto, perché a noi serve la scorrevolezza, ma anche la protezione.
ragazzi. Adesso mi sciacquo la mano, sciacquiamo il rasoietto e andiamo alla nostra procedura. Di rasatura della testa. Ok, queste lamette se la stanno cavando abbastanza bene. Ovviamente non sono molto. Se la stanno cavando, insomma, per quanto riguarda la testa. Poi, per quanto riguarda la barba, sì, erano ottime le altre 7 o'clock che avevo provato. Poi purtroppo con il caldo non è semplice, perché comunque si suda e non è facile. Anche perché sudando poi magari un po' il sapone si modifica. Perché qui in questo bagnetto a una certa ora diventa una cosa impossibile e quindi non si sa. Oggi sto andando abbastanza spedito, cioè abbastanza spedito, normale. Andiamo normale, tranquilli. Queste lamette comunque vanno bene, però logicamente preferisco lamette un pochettino più dolci, tipo le Astra, tipo le Mercure Super, questi tipi qui, perché comunque per la testa non serve una lametta troppo aggressiva, insomma, per quanto riguarda il mio cuoio capelluto, eh. Per quanto riguarda me, non necessita di una roba troppo aggressiva. Le fader, purtroppo, la prima volta che le ho usate mi hanno distrutto, quelle nere. Però, perché comunque questo rasoio era ancora, come si dice, alle primi utilizzi, quindi non conoscevo bene e quindi niente, mi sono squartato un po' dappertutto. Però sono cose che capitano. Adesso io mi sciacquo un attimino, poi andiamo a vedere se è tutto ok e procederemo con l'aftershave. Eccomi qui di nuovo. Adesso prendiamo il nostro amato specchietto verde, andiamo a vedere un po' dietro. Una leggera irritazione da questo lato, ma non è dovuta alle lamette o al sapone, ma è dovuta proprio al sudore, che purtroppo sudando brucia di più.
Purtroppo non ci possiamo fare nulla perché fa caldo, quindi ho sudato e un pochino dietro si è irritata, ma non è irritazione da, come si dice, da rasatora. Io adesso vado a fare giusto per non sprecare proprio la schiuma che abbiamo qua. Facciamo una passatina di cortesia anche per la testolina qua, il nostro testone. Gli andiamo a fare giusto una passata di cortesia. Poi lo sciocchiamo bene con l'acqua fredda, bella ghiacciata. E poi passiamo all'after. Adesso lo sciocchiamo, sciocchiamo e poi passiamo a sto benedetto after finalmente. Rieccomi qua. Adesso finalmente mettiamo aftershave. Lo agitiamo sempre perché quelli alcolici hanno bisogno di essere agitati un po' per mischiare vari oli. Come profumazione quasi non c'entra nulla rispetto al sapone, perché sembra una fragranza più forte rispetto all'agrumo, arrugumato così e all'erbaceo sembra più una fragranza cupa, diciamo, un po' come essendo black, aftershave black, non si può pretendere che sia una bella fragranza allegra, insomma. E voilà, adesso abbiamo fatto anche la nostra pelata, tac. Ne mettiamo ancora un goccino, poi passiamo i saluti, sciogliamo un attimino le manine, tac. Però devo dire che sulla pelle la profumazione un po' cambia, eh? Un pochino cambia. E ci sta come profumazione alla fine, dai. Non male, non male. Bene. Allora, adesso noi abbiamo concluso, quindi passiamo ai saluti. Se vi è piaciuto questo video, mettete tantissimi like, condividete, commentate, iscrivetevi al mio canale e al mio gruppo Facebook che metterò in descrizione. E cos'altro? Condividete, commentate, like. E iscrivetevi attivando la campanellina. Poi noi oggi, come potete vedere, siamo con magliettina rossa e non so se riesco a inquadrarlo. Ci proviamo. Teschio, un secondo che lo mettiamo. Teschio messicano. Tac. Oggi siamo un po' particolari con il teschietto messicano. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!